Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di martedì, giornata corrispondente al pianeta Marte, quindi giornata di coraggio, giornata di azione, giornata di forza, ma una giornata particolarmente importante un po' per i segni di fuoco e un po' per i segni di terra. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, martedì 10 ottobre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale e poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, il rapporto con i genitori, con i figli, il rapporto con gli altri familiari, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto per te di rilievo. Richiederemo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per darti modo in maniera graduale, passo dopo passo, di far tue appunto queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, dicevamo giornata particolarmente importante, un po' per i segni di fuoco, un po' per i segni di terra. Per quale motivo questo distinguo? Se già mi segui forse lo saprai, ma te lo ripeto in questa sede, il movimento lunare che influenza molto l'umore, le emozioni, avviene ogni due giorni e mezzo di segno in segno. Quindi questo passaggio spesse volte si verifica nel corso della notte, della prima mattinata o della tarda serata. Quest'oggi invece questo passaggio avviene alle 13.01 ora solare, quindi a metà della giornata. Quindi un po' per tutti, ma particolarmente per Leone e Vergine, c'è questo passaggio importante, questo spostamento di umore che appunto può dare una sorta di sterzata un po' differente a quello che è l'umore della giornata. Quindi appunto per Leone stesso, per i nati l'ultima decade, nonché di Ariete e Sagittario, ancora una mattinata sicuramente molto focosa, molto anche presa con leggerezza, con questo senso del divertimento, con questo senso di cogliere ciò che di piacevole appunto i momenti della mattinata offrono. Con il sopraggiungere il pomeriggio, questa entrata nel segno della Vergine sposta un po' il tenore della giornata su modalità magari un po' più moderate, un po' più attente, un po' più misurate in un certo qual modo dal punto di vista emotivo. Sicuramente per il Sagittario c'è questa sorta di calo del buon umore dopo questa verve della mattina, mentre sicuramente una luna che nel pomeriggio risulta positiva per la Vergine stessa, per i nati la prima decade, nonché per i nati la prima decade di Toro e Capricorno. Una luna che va ad interagire, senza entrare in tecnicismi eccessivi, anche con Venere, anch'essa appunto presente nella Vergine, quindi questo senso emotivo, questo senso di affetto vissuto con una sorta di attenzione a chi ci ama, a chi ci vuole bene, viene vissuto sicuramente dai segni di terra, ripeto, per i nati la prima decade in un senso molto positivo. Viceversa c'è questo senso un po' più asciutto in un certo qual modo, nel modo di relazionarsi con coloro che sono importanti, per i nati la prima decade del segno dei Pesci, dei Gemelli e del Sagittario, una cosa molto temporanea, però appunto questa sinergia, per così dire, di Luna e Venere potrebbe farsi sentire in questo senso.
Ancora importante per il discorso più artistico, più creativo, la presenza del Sole nel segno della Bilancia per i nati della seconda decade, così come per i gemelli e l'Acquario, e anche la comunicatività, il modo di entrare in connessione nel lavoro, ma anche nell'ambito privato, in una modalità molto tranquilla, molto serena, molto pacata e molto di condivisione, si fa sentire per i nati la prima decade, sempre di questi tre segni, quindi Bilancia, Acquario, Gemelli, con un Mercurio ancora decisamente positivo. Viceversa, concentrazione in leggero calo per i nati la prima decade, sempre di Ariete, Cancro e Capricorno. Ancora qualche giorno anche di presenza sempre marziana nel segno della Bilancia, e sempre con questo senso positivo per i nati l'ultima decade di Bilancia, Acquario e Gemelli, un po' smorzante il tenore di azione per i nati l'ultima decade di Ariete, Cancro e Capricorno. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, particolarmente nella fase iniziale della giornata, durante la mattinata, se appartieni all'ultima decade, con ancora questa spinta positiva per quanto riguarda il tuo buon umore, riconducibile appunto a questa ottimale posizione della Luna. Con il sopraggiunge pomeriggio c'è una sorta di rientro nei ranghi in un certo qual modo, e di maggiore attenzione a certe situazioni, a certi contesti che magari normalmente non ritieni così importanti. Forma generale in graduale ripresa, sempre per i nati la prima decade, ancora in buon equilibrio per i nati l'ultima, per i nati la seconda decade questo sole autunnale continua a farsi sentire con questo effetto un po' smorzante per quanto riguarda appunto il tuo consueto tenore energetico. Anche a livello mentale continua a farsi sentire questa presenza un po' fastidiosa di Mercurio, in grado di sottrarti quella capacità rapida di azione decisionale, con questo senso magari di concentrazione un po' ribasso, almeno se appartiene alla prima decade. Decisamente ancora equilibrata la situazione se appartiene alla seconda e all'ultima. Ancora qualche giorno anche per quanto riguarda la presenza del Marte che ti governa, in posizione un po' fastidiosa, che si fa sentire appunto se appartiene alla ultima decade, mentre la ripresa per i nati la prima e la seconda risulta già pienamente in essere. Quindi la giornata un po' transitoria, ma comunque con buoni momenti al mattino. Per te, costante e coerente Toro, dopo un inizio di giornata un po' sottotono, almeno se appartiene all'ultima decade, con un umore ancora alterato, considerata questa posizione della Luna ancora un po' fastidiosa, specie se appartiene all'ultima decade, c'è una ottimale ripresa con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, grazie a questa Luna che appunto non più dissonante diventa addirittura a te propizia, particolarmente se appartiene alla prima decade. Una particolare attenzione nei confronti di chi ti vuole bene, di chi ti ama, si fa sentire grazie non soltanto alla Luna, ma anche a questa sinergia con Venere. Quindi questo modo magari un po' più apparentemente riservato, meno coinvolto di vivere le relazioni, ma non per questo in maniera meno importante. Quindi una Venere, una Luna positive che ti consentono veramente anche di pianificare, di mettere dei punti fermi nell'ambito di quelli che sono i rapporti più importanti per te. Buona armonia per quanto riguarda anche la tua dialettica, modo di esternare i tuoi punti di vista, e un buon equilibrio per quanto riguarda il tuo tenore energetico generale. Per quanto riguarda sempre la tua opzione di concretizzazione, di dare una sferzata positiva e veramente soddisfacente anche dal punto di vista materiale, sempre positiva la presenza di Giove nel tuo segno, specie se appartieni alla seconda decade. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli. I momenti migliori della giornata, gli astri ti danno modo di viverli soprattutto nel corso della mattinata, specie se appartiene all'ultima decade, con ancora una Luna decisamente molto propizia. Con il sopraggiungere del pomeriggio, specie se appartiene alla prima decade, potrebbe subentrare qualche momento così di non perfetto buon umore, una tendenza a essere magari eccessivamente critica e critica, un po' più asciutto nei confronti di chi ti è vicino. Questa presenza lunare va infatti ad aggiungersi, per così dire, alla presenza da qualche giorno appunto anche di Venere, in grado così di smorzare quella verve che ha caratterizzato la vita più intima e personale nell'arco degli ultimi mesi. Quindi un momento un po' delicato, con una tua tendenza a essere magari un po', non dico ruvido, ma sicuramente non così coinvolta e coinvolto come di consueto in questo tipo di relazioni. Decisamente migliore la tua dialettica, specie se appartieni alla prima decade, con questo Mercurio ancora
ancora favorevole, che rende decisamente molto accattivanti, molto eleganti i tuoi modi espressivi, e una forma generale sempre ottimale se appartiene alla seconda decade, grazie alla costante presenza del sole, decisamente molto propizio per te. Anche per quanto riguarda la tua capacità di scelta ed azione, ancora ottimale per i nati l'ultima decade la presenza di Marte. Per te, sensibile ed emotivo Cancro, evoluzioni astrali di un certo rilievo ti regalano una giornata di buone riprese, di buoni propositi, soprattutto in quegli ambiti così importanti come sono quelli appunto relazionali. Dopo l'inizio mattinata in cui la luna che ti governa ti dà questo umore molto pimpante, molto anche focoso in un certo qual modo, con questo entusiasmo che risulta molto anche coinvolgente per chi ti è vicino, magari anche in maniera un po' insolita per te, con il sopraggiunge pomeriggio subentra una modalità un po' più misurata in un certo qual modo di esprimere i tuoi sentimenti, non che questi non vi siano, ma è come se avessi la volontà di dare priorità a situazioni più concrete, più pratiche, più di stabilità anche per quanto riguarda i rapporti a cui maggiormente tieni. Quindi soprattutto se appartiene alla prima decade, la presenza appunto pomeridiana di questa luna che ti governa assieme a Venere ti dà modo veramente di mettere in chiaro, in un senso più che mai positivo, certi punti fermi nella relazione che stai già vivendo, o nella possibilità veramente di partire fin da principio con estrema chiarezza qualora volessi appunto intraprendere un nuovo rapporto. Forma generale in graduale ripresa, almeno per i nati la prima decade, buon equilibrio per i nati l'ultima, qualche momento di defiance ancora possibile per i nati la seconda decade. Proseguiamo con te, maestoso e carismatico Leone. I momenti migliori della giornata si profilano nel corso della mattinata, con ancora una presenza della luna nel tuo segno decisamente molto propizia, sicuramente se appartieni alla ultima decade. Con il trascorrere delle ore, avviandoci verso il pomeriggio, c'è una sorta di rientro alla normalità in un certo qual modo, con una luna sì ancora positiva, ma non con quell'enfasi che può aver avuto appunto nel corso della mattinata. Sempre molto affascinanti i tuoi modi di porti, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, specie se appartiene alla prima decade, con questo Mercurio favorevole che ti conferisce veramente questo slancio veramente molto accattivante sia nell'ambito professionale che in un senso privato. Forma generale ottimale, con un sole propizio se appartiene alla seconda decade, e anche nel tuo modo di porti, di muoverti, ancora per qualche giorno c'è questa capacità decisamente ottimale che ti viene conferita da Marte se appartiene all'ultima decade, di veramente fare delle scelte e occupare dei posti e dei ruoli che veramente ti consentono di ben figurare ancora più del consueto. Soltanto per quanto riguarda la gestione delle situazioni materiali, se c'è un buon equilibrio per i nati la prima e l'ultima decade, qualche eccesso potrebbe ancora farsi sentire se appartieni alla seconda decade. Per te, metodica e razionale Vergine, ancora una giornata decisamente ottimale, che pare proprio costruita su misura per te. Con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, infatti c'è questo arrivo della luna nel tuo segno che si fa sentire soprattutto se appartiene alla prima decade, quindi questa sinergia fra luna e Venere appunto della giornata di ieri in arrivo appunto nel tuo segno ti consente veramente di vivere soprattutto le relazioni interpersonali, il rapporto con le tue parti, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con quel senso di ordinarietà che ti risulta decisamente molto gradevole. Un momento di pianificazione, un momento di mettere in chiaro in un senso positivo quelli che sono i tuoi desideri, quelli che sono i tuoi obiettivi, e perseguirli gradualmente con quella modalità che ti è propria, ancora più spiccata rispetto al consueto. Quindi magari apparentemente, soltanto in apparenza, lo ripeto, non è che vi sia eccessivo spazio per il coinvolgimento, ma c'è questa priorità di mettere in chiaro da un punto di vista più che mai concreto certe situazioni appunto con le persone a cui maggiormente tieni. Forma generale ottimale, con questo sole ancora propizio se appartiene alla seconda decade, e anche il tuo modo espressivo nell'ambito dei dialoghi come appunto dialettica risulta ben favorito da un Mercurio che ti governa se appartiene alla prima decade. Anche per quanto riguarda la tua capacità d'azione, sempre ottimale se appartieni all'ultima decade. Andiamo avanti con te, estetica e creativa Bilancia. Evoluzioni astrali interessanti, con un cambio di registro che riguarda anche te nel corso della giornata, una verve, un senso di svago e divertimento nel corso della mattinata, anche nei momenti più seri professionali, lascia spazio a una sorta di ritorno nei ranghi, una sorta di maggiore attenzione a certi dettagli, un senso di serietà, in un senso comunque positivo per te, nei diversi ambiti in cui ti muova, particolarmente se appartieni alla prima decade. Nel modo di
di esprimere i tuoi punti di vista nella comunicatività delle tue idee, dei tuoi intenti, sia professionali che privati. Sempre positiva la presenza di Mercurio ancora nel tuo segno per oggi, se appartieni alla prima decade, che ti consente veramente di ben figurare, di colpire nel segno con una sorta di fascino aggiuntivo e modo esteriore decisamente molto accattivante, appunto nel modo di spiegare quelle che sono le tue prospettive. Sempre ottimale anche la presenza del Sole nel tuo segno, se appartieni alla seconda decade, con una forma generale veramente al top, e anche nel tuo modo di muoverti, di procedere, se appartiene all'ultima decade, ancora per qualche giorno questa presenza di Marte ti consente di farlo nel miglior modo possibile. Per te strategico e inconscio Scorpione, una partenza un po' in sordina della giornata, se non altro per quanto riguarda il tuo umore, potrebbe farsi sentire almeno se appartiene all'ultima decade, con questa presenza della Luna ancora alquanto fastidiosa. Man mano che le ore trascorrono, comunque con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, questa Luna non soltanto ti libera della sua fastidiosa influenza per divenire addirittura a te propizia. Quindi particolarmente per i nati della prima decade, questa sinergia fra questa Luna favorevole e Venere altrettanto propizia ti consente veramente di impegnarti in un senso costruttivo, in un senso molto presente, molto fervente, anche responsabile nell'ambito dei rapporti a cui maggiormente tieni, nei confronti del partner, di chi ti vuole bene, di chi ti ama, con questo senso molto misurato di esprimerti, in cui veramente in apparenza sembra che magari tu non ti senta così coinvolta e coinvolto. In realtà appunto c'è questa priorità di attenzione verso tutto ciò che può apportare una sorta di stabilità a quello che è il vostro rapporto. Per quanto riguarda la forma generale, è sempre ottimale questa presenza del Sole, se appartiene alla seconda decade, e anche la tua stessa dialettica, la tua comunicatività, il modo di esprimere i tuoi punti di vista sia nel privato e anche in ambito professionale risulta sempre molto accattivante, molto equilibrato, appunto con questa presenza di Mercurio che ti consente di figurare nel miglior modo possibile. Continuiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario. In un certo qual modo è come se avessi da giocartela tutta nelle ore mattutine della giornata, considerata appunto questa Luna ancora decisamente favorevole, specie se appartiene all'ultima decade, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane. Infatti potrebbe farsi sentire questo spostamento lunare non troppo favorevole, in grado di smorzare il tuo consueto buon umore, specie se appartiene alla prima decade. C'è anche questa contemporanea presenza della giornata di ieri di Venere, non troppo favorevole, in grado di un po' raffreddare, per così dire, quelli che sono i rapporti interpersonali a cui maggiormente tieni, inducendoti in un certo qual modo ad avere un atteggiamento, non dico un po' serioso, austero, ma sicuramente non così affabile, non così coinvolto come lo è stato appunto nei diversi mesi che sono appena conclusi. Per quanto riguarda la tua forma generale, ottimale la presenza del Sole se appartiene alla seconda decade, e anche la tua comunicatività su un piano più razionale riesce a essere sempre molto accattivante, soprattutto se appartiene alla prima decade, grazie a questa spinta non soltanto equilibrante ma molto anche dal punto di vista artistico e creativo di Mercurio, che ti consente veramente di impegnarti in contesti che sono molto così accattivanti per te. Per te pragmatico e concreto Capricorno, si profila una giornata dei connotati un po' altalenanti, persistenza di alcuni influssi astrali non troppo propizi, ma c'è da contraltare un recente arrivo di Venere, la giornata di ieri e anche la Luna di oggi, con il sopraggiungere le ore pomeridiane, che come se ti dessero un motivo di stabilità, dei punti fermi che sono veramente molto importanti per te e anche per chi ti è vicino, visto che parliamo dell'ambito relazionale, di quei contesti affettivi così importanti. Quindi avanti tutta, se appartiene alla prima decade, con questa Luna e questa Venere sicuramente propizie, che ti consentono veramente di viaggiare su porti sicuri in un certo qual modo per quanto riguarda le relazioni più importanti, con la possibilità veramente di progettare, di costruire, di realizzare con quella modalità molto graduale, molto prudente che ti caratterizza, ancora più spiccata rispetto al consueto. Forma generale in buona ripresa per i nati la prima decada, ancora equilibrata per i nati l'ultima, mentre per i nati la seconda continua a farsi sentire questo effetto un po' smorzante del tuo tenore generale, di questo sole autunnale. Anche per quanto riguarda la tua concentrazione, ottimale per i nati la seconda e ultima decada, in leggero calo per i nati la prima, e nella tua capacità d'azione, ripresa per i nati la prima e la seconda decade, ancora qualche giorno di defiance con un Marte un po' fastidioso per i nati l'ultima.
andiamo avanti con te, frizzante e anticonformista Acquario. Dopo una partenza di giornata un po' alterante per quanto riguarda il tuo buon umore, almeno se appartiene all'ultima decade, considerata questa luna un po' fastidiosa, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane e il suo allontanamento c'è una sorta di rientro alla normalità, appunto, se non altro per quanto riguarda la tua condizione più emotiva. Sempre ottimale la presenza del sole se appartiene alla seconda decade, che ti consente non soltanto di sentirti ben equilibrata e equilibrata, ma anche in grado di interagire con questo senso molto positivo, molto aperto e molto così interattivo con le persone che ti sono vicine, ancor più su un piano dialettico e di scambio di idee se appartiene alla prima decade, con questa altrettanto positiva presenza di Mercurio. Nelle tue scelte che fai, nel modo di procedere e di agire, anche se appartiene all'ultima decade, puoi procedere nel miglior modo possibile, considerata appunto questa presenza di Marte che ti dà tutta la sua energia positiva in tal senso. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, c'è appunto della giornata di ieri questo finalmente ritorno a questa sorta di prassi e normalità, senza quei momenti di alterazione che appunto possono aver contraddistinto diverse settimane appena conclusasi. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci. Energie in campo dal punto di vista astrale non proprio eclatanti potrebbero farsi sentire quest'oggi, specie con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, soprattutto se appartiene alla prima decade, mentre c'è ancora un buon equilibrio per i nati la seconda e l'ultima. Appunto, per i nati la prima, questa presenza in arrivo della luna va a sovrapporsi, per così dire, senza entrare in eccessivi tecnicismi, con la recente appunto presenza altrettanto fastidiosa di Venere. Quindi il tuo modo molto romantico, molto morbido, molto comprensivo di rapportarti nei confronti di chi ti ama, di eventuale partner, anche nei confronti di chi ti vuole bene, è come se risultasse un po' più asciutto, un po' più rigido rispetto appunto a quella modalità molto morbida che normalmente ti caratterizza. Una cosa molto temporanea, però appunto per i nati della prima decade potrebbe farsi sentire in questo senso. Forma generale nell'insieme equilibrata, così come la tua modalità comunicativa, magari spostata più su un piano concettuale, cerebrale, più che non su quell'emotività per te così importante, e ancora sempre positiva la presenza di Giove, meno se appartiene alla seconda decade, nell'ambito di tutte quelle situazioni più concrete, anche materiali, che riescono a fluire con una sorta di spinta aggiuntiva che non può che farti piacere. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, poter produrre contenuti sempre più belli, curati e cattivanti. Ti ricordo, qualora ancora non l'avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con le tue parti, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto per te di rilievo, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti gradualmente, passo dopo passo, appunto di entrare in possesso di questi metodi di comprensione, di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale, a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!